Messa così è terribile. Esatto. Sì, sembra una roba tipo da tortura della Yakuza. Non si può essere ingenui per fare fantascienza oggi. Devi sapere esattamente quello che disegni e essere molto più tecnico di prima. Diciamo, è molto meno. Oh, Ale, il lancio già va da una vera rockstar, hai rotto la chitarra. Non ci vedo niente di positivo nell'esercizio della fantasia sulla fantascienza, nel senso le mie visioni del futuro sono orribili, un po' ci spero pure. Ogni cosa ha le sue regole, così come il fumetto ha le sue, il Così cinema ha come le sue. Ryuta ha appena menato, Esatto, un recupero Zangief non può incredibile. farci, si è fatto un comeback che neanche Daigo come arma. In un divertente pranzo riusciamo a mettere la Bonelli, Locke and Valentine allo stesso tavolo e nasce fuori quest'idea di un progetto che corre parallelo, quindi lo stesso soggetto, ma uno o due sviluppi indipendenti che sono da una parte il fumetto e da una parte il film. Lawrence diventa da una parte, fa le previsualizzazioni del film, crea l'aspetto visivo del film, dall'altra viene chiamato come disegnatore del fumetto. Quindi il paradosso è che il film, che è una roba fatta di carne e ossa, nasceva da una roba di fantasia, e il fumetto, che invece è una roba di fantasia totale, nasceva da una roba di carne, acciaio e terra bruciata. È stato molto divertente. Quindi manca il videogioco, Esatto. Mi sa che non è adatto. Un driving game per un po' scemo. Oddio, per quanto? Io volevo fare il gioco da tavola. Che ti arriva sta macchina e devi uscire, sai quelli Come? che. Boh, se no.